Poi c'è un canto di lode. E qual è la realtà concreta nella quale il servo dovrà operare? Versetto 18. Dice il Signore: voi sordi ascoltate, ciechi guardate e vedete. Chi è più cieco del mio servo e più sordo del mio messaggero? È sempre quel servo là? O in questo caso è il popolo? Nessuno è più cieco del mio prescelto, più sordo del servo del Signore. Ma qui, vediamo cosa dice, c'è una H. Altra traduzione, di colui al quale mandavo messaggeri, sordo, secondo antiche traduzioni, il testo ebraico ripete, cieco, il servo indica qui il popolo di Israele, è chiaro. Ecco uno dei motivi per cui c'è molta incertezza su questi brani, sul vero significato di questi canti, perché la parola servo è utilizzata in positivo ma anche in negativo. Chi è detto servo? Chi si riconosce servo e poi non fa il suo lavoro? Tu hai visto molte cose ma senza capire, hai aperto le orecchie ma senza ascoltare. Il Signore è fedele e misericordioso, perciò ti ha dato una legge grande e magnifica. Scusate, nell'Antico Testamento ritorna molte volte l'affermazione che la legge è un regalo, è sapienza, che la legge è libertà. Infatti, non a caso, il Decalogo ha detto le 10 parole di libertà. Ma spesso e volentieri, com'è che era percepita la legge da parte del popolo? Una cappa di piombo, un'imposizione. Com'è che all'epoca di Gesù i farisei, liberamente, senza essere costretti da nessuno, per scelta loro intenderanno la legge? Una serie di prescrizioni che ti rendono giusto in base al quanto tu sei scrupoloso nell'osservare anche gli aspetti minimi, e lo faranno dimenticare. Per quando tutta l'attenzione va agli aspetti minimi, è perché perdi di vista l'essenziale, cioè qual è lo scopo. E qual è lo scopo della legge? Qual era lo scopo della legge di Dio nell'Antico Testamento? No, vi è andata dopo la libertà. Preparare carri, Cioè? dare la strada, dire sappi che se vai al di fuori di questo rischi, se invece continui a camminare su Cioè? questa strada. Rendere possibile conservare un dono. Io ti ho liberato, dice Dio, vuoi restare libero? Vuoi non buttare via tutto? Rendere inutile tutto questo, quello che ho fatto? Ecco, allora da chi a chi la va? Se no te spaccate il naso. Però poi per loro è diventato, io faccio questo, tu Quindi, sei libero. no. Garanzia di salvezza, garanzia di essere, diciamo, autorizzati a stare in piedi dritti davanti a Dio. Io faccio questo, questo, ma tu devi tenere conto di me. La famosa preghiera del fariseo. Esatto. Quella parabola che alle scuole del castagnato un degafo. C'era quella lettura lì. Degafo. Voi sapete che la Bibbia dice, dalla prima pagina all'ultima, che Dio ascolta sempre la preghiera dei ricchi e rifiuta la preghiera dei poveri. Wow, è quello che dice lì, eh? Nella parabola del fariseo pubblicano, chi è che viene accolto da Dio? Il pubblicano, il ricco, straricco, boss mafioso. Chi è? No, che è accolto comunque. Chi è che viene rifiutato? Il povero fariseo. Economicamente erano poveri, eh? Dovevano mantenersi non con l'insegnamento della Torah, anche dedicavano tutto il tempo che avevano alla Torah, alla Bibbia, ma non potevano mantenersi con quel che facevano insegnando la Torah. Per vivere dovevano lavorare manualmente. Lo stesso Paolo, Saulo di Tarso, era tessitore di tende. Ricordo aver letto uno dei tanti libri sulla Seconda Guerra Mondiale, che un ebreo tedesco, rabbino famoso, sopravvissuto ai campi di sterminio, era stato accolto in Argentina, come profugo dopo la guerra, perché era un ottico, un tecnico di ottica molto quotato, molto, molto conosciuto, e è andato là, ha potuto mettere in piedi addirittura un'impresa, una fabbrica, e era diventato uno degli uomini più ricchi dell'Argentina, e diceva: pensa un po', io ho potuto vivere, sopravvivere e far fortuna nella vita come ottico e come rabbino. E la parabola dice: Dio accoglie la preghiera del boss mafioso, rifiuta quella dell'uomo religioso, il fariseo, che è povero. Com'era la faccenda?
proprio il ricco, cioè fa vedere. Perché il povero fa già parte del suo regno. No. Perché il ricco, pur essendo, tra virgolette, lo calcoleremo presuntuoso, che non ha bisogno di niente, con una grande umiltà ha detto: io sono un peccatore. Naturalmente Gesù presuppone che cosa? Sì, è quello lì il problema. Ma cosa che presuppone Gesù? Che quel pubblicano, quel boss mafioso, perché era boss mafiosi veri e propri, cambia la vita. Perché la preghiera accorda, perché dice che è sincera, e se è sincera non può continuare a fare quel mestiere come lo faceva. Come Zaccheo, da tutto cambiare, andare in pensione, cambiare mestiere, cambia vita. Invece il fariseo, dopo quella preghiera che ha fatto, lui è convinto che di essere giusto, quindi continuerà così. Ed è il problema. Il pubblicano se ne va, però non sa che Dio è misericordioso. Lo sa. Il dramma è che lui è convinto di non aver bisogno della misericordia di Dio. Perché? Perché lui è bravo. Noi abbiamo la confessione che ti dà... La confessione ci dà la certezza di essere accolti e perdonati. Certezza. Se siamo stati sinceri, è Dio che attraverso la Chiesa, che attraverso il prete ti dice: io ti ho perdonato. Sì. Che perdona è Dio, né al prete né alla Chiesa, è vero o no? E invece loro questo non l'avevano, potevano solo augurarsi che... Quello è vero, non c'era certezza del perdono, a meno che Dio mandasse a qualcuno, ma a pochi casi, un suo profeta a dirgli: guarda, il tuo peccato è perdonato, sta tranquillo, questo lo farà con Davide. Ma pochissimi casi succedeva. Allora è stata una giunta quella lì, il pubblicano andò dell'evangelista? No. È Gesù che giudica i due. E dice: uno andò a casa sua giustificato, che lo sappia o no, però è giustificato. L'altro no, ma lo sapeva di non essere stato. No, lui era convinto di essere a posto. Solo lì un messaggio per te. Esatto. Il Signore è fedele e misericordioso, perciò ti ha dato una legge grande e magnifica. Ma poi questo popolo è stato spogliato, sequestrato, rinchiuso in prigione, lo hanno saccheggiato e nessuno lo ha liberato. Nessuno era pronto a riscattarlo. Che è poi la situazione concreta nella quale si trova. Chi di voi ascolterà questo? Chi di voi d'ora in poi vi farà attenzione? Chi ha abbandonato Israele al saccheggio, i discendenti di Giacobbe, ai predoni? È stato il Signore stesso contro il quale abbiamo peccato. Sappiamo cosa vuol dire? Non ha fatto miracoli per impedire che. Non abbiamo voluto camminare per le vie che egli ci indicava, né ascoltare i suoi insegnamenti. Poi non vi spaccasse il naso e si è rompito. E si è rotto. Così ci ha fatto sentire la forza della sua ira e soffrire la violenza della guerra. Non ripetiamo tutte le volte, perché altrimenti vi stufate e basta. La sua ira ci ha circondato di fiamme e bruciato senza che ce ne accorgessimo. E ce ne accorgia com'è. Ma non abbiamo prestato attenzione. Si può subire in modo atroce le conseguenze dei propri sbagli e pensare di essere a posto, che è colpa sua di quel che succede? È un vizio antico come l'umanità. E perché questo avviene? Non abbiamo confidenze con lui. E perché? Eppure ci riteniamo degni di ascolto. Perché percepiamo noi stessi come giusti, come buoni. Ci autogiustifichiamo. Quel che ho fatto l'ho fatto per questo. Quindi tutte motivazioni che mi rendono giusto